Ciao gente, benvenuti in un nuovo video, io sono Erna e vi ringrazio di seguire il mio canale. Iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Forse l'ho detta giusta questa volta, comunque. Bene gente, oggi voglio fare un video, dato che cioè, è bello ridere e scherzare, però facciamo anche ogni tanto dei video un pochino più seri su tutto ciò che è beauty. Allora, come buon proposito del 2021, Elna ha deciso di ringiovanire. Lo so che potrebbe sembrare un qualcosa di impossibile, però secondo me ci si può sempre migliorare. Non fate caso, cercherò di non toccarmi troppo i capelli. Una cosa che devo smettere di fare è toccarmi troppo i capelli, le parrucche. Guardate quanto è bella questa parrucca, adoro. Allora, come vi dicevo negli scorsi video, gli ultimi 10 anni per me sono stati piuttosto pesantini e il mio organismo ne ha risentito, prima di tutto per la salute, però anche poi per l'aspetto fisico, quindi capelli, pelle, comunque brillantezza degli occhi, tutte queste cose qui ne hanno risentito. Il 2021 secondo me deve essere l'anno della ripartenza e anche del restauro. E in questi giorni mi sono informata e cercavo su Google donne che non invecchiano, ringiovanire, donne sempre belle, donne sempre giovani. Ovviamente questo discorso vale anche per gli uomini, ovviamente, però sapete, noi donne siamo un pochino più vanitose, giusto un pochino comunque. E niente, mi sono informata e ho cominciato a vedere varie ex modelle, oppure cantanti, attrici, influencer, che nonostante abbiano anche 10, 15, addirittura 20 anni più di me, sono delle stra pazzesche. Cioè, veramente molto belle. Alcune sembra che abbiano, cioè, per essere cattivi, 25 anni, però potresti dargliene pure di meno. E invece hanno, ce n'è una ex modella, mi sembra giapponese, che ha 52 anni, vi giuro, sembra che ne ha 25, vi giuro. Mi sembra che si chiami Masako, spero di dire giusto il nome, comunque al massimo se sbaglio ve lo scrivo. Io la seguo anche su Instagram perché comunque veramente ottima pelle, ottimo risultato. E sapete, io quando vedo qualcuno che è migliore di me, come vi dicevo, lo ammiro, cioè totale ammirazione, e cerco di capire come ha fatto ad arrivare a quel livello. Cioè, invece plebeo medio odia, invidia, ovviamente sappiamo che fanno queste cose. Allora, la prima cosa che ho scoperto che fa questa bellissima donna, come anche tutte le altre che si mantengono proprio bene, ovviamente è mantenere uno stile di vita sano. Cioè mangiare sano, quindi mangia ovviamente proteine, mangia sempre verdure anche crude, specialmente crude, mangia comunque i carboidrati integrali, e poi non si fa mancare i grassi buoni, quindi anche vitamine, sali minerali, tutte queste cose qui, una dieta completa. Lo zucchero invece secondo me è meglio limitarlo, perché ho notato anch'io, cioè quando mangio cose troppo dolci, che la pelle si disidrata, si diventa opaca secondo me. Poi un'altra cosa importante ovviamente è bere acqua, quindi rimanere idratati. Vedete, io mi metto sempre la mia bottiglia da 2 litri, buona quest'acqua Norda, non costa nemmeno tanto, e quindi bere sempre acqua. Un'altra cosa ovviamente fondamentale è dormire. Noto che tutte queste persone dormono almeno 8 ore a notte. Posso capire che molte persone hanno dei problemi anche di lavoro, di gestione familiare, quindi lo so che non è facile per tutti, però
Mi raccomando, se avete del tempo, dedicatelo anche a voi stessi e fatemi intanto un bel riposino che è tutta salute. Forse per me io dormirei ancora di più di quanto non faccia. Devo dire che uno dei miei pochi vizi è dormire. Io non ho altri vizi tranne il sonno. A proposito di vizi, ovviamente evitate tutto ciò che è tabacco, tutto ciò che è alcol. Poi vabbè, non è che se voi bevete tanto così vino rosso, ogni tanto lo spumantino è quello che fa. Però a volte, e questa cosa l'ho anche notata nei gruppi su Facebook, noto che ci sono molte persone che fanno quasi la regola, l'abuso la regola, cioè il fatto di esagerare diventa una normalità. Quello, ragazzi, oltre a fare male alla pelle, ai capelli, fa male proprio alla salute, quindi non fatelo, mi raccomando. E vale per tutti. Poi, per quanto riguarda lo sport, è giusto fare sport, però non vi distruggete, diciamo così, non vi stancate troppo di esercizio fisico, perché anche quello, esagerare, ossida troppo il corpo, quindi è giusto fare il movimento, assolutamente. Quindi è giusto fare sport, ma senza esagerare, mi raccomando. Prendetevi anche le giuste dosi di riposo. Una cosa importante ovviamente per avere una bella pelle è curarla tanto, ma tanto, ma tanto. Io vi sconsiglio per mia opinione personale ed esperienza, usate i prodotti sintetici il meno possibile, perché tante persone dicono no, ma i silicone non fanno male, a parte che inquinano. E prima di diventare biodegradabili ci impiegano anche 300 anni e vanno a finire nell'acqua. Comunque il mondo siamo anche noi. Secondo me, far finta di niente non è tanto intelligente comunque. Quindi usateli il meno possibile. Cercate di usare sempre meno prodotti che siano a base sintetica petrolifera. Questa, secondo me, è un ottimo consiglio. Ci sono varie alternative eco bio e naturali. Molte persone si trovano male con i prodotti naturali, anche lì c'è da vedere. Io adesso ne sto testando diversi per farvi poi le recensioni. Sapete che nelle mie recensioni sono sincere, a volte sono un po' grezze, però almeno vedete le cose vere per quello che sono. Anche io mi sono trovata male con alcuni prodotti completamente naturali, però con altri mi sono trovata anche da Dio. Quindi dipende anche molto dalla marca e dipende anche dal tipo di pelle, da che cosa voi cercate in un prodotto, perché se avete la pelle molto secca, non vi troverete bene con il prodotto che è ideale perché la pelle è molto grassa, giustamente. Comunque sia, leggendo questi consigli di questa signora Masako, di questa bellissima signora, lei dice di puntare ovviamente a pochi prodotti ma di qualità, lei usa solo cose naturali, evitare di soffocare troppo la pelle, fare molte maschere e almeno due scrub a settimana, perché se voi rinnovate lo strato di cellule della pelle, poi la pelle si riformerà nuova. Però dobbiamo anche cercare di farla riformare, che sia giovane. Che differenza c'è tra una pelle giovane e quella matura? E la differenza, ve lo dico io, dovrebbe essere, se faccio degli errori correggetemi comunque perché non sono, cioè, una biologa, dovrebbe essere che i fibroblasti, cioè le cellule che appunto sono quelle che formano il collagene, che è una proteina che insieme all'elastina dà proprio il turgore della pelle giovane. Col passare degli anni e con lo stile di vita sbagliato producono sempre meno collagene, fino a quando la pelle appunto si ammoscia e si svuota. Quindi noi dobbiamo prima di tutto mangiare cibi che producono il collagene, tutti quelli ricchi di vitamina A vanno anche bene, come i peperoni, i frutti di bosco, le carote ovviamente, però anche le proteine, quindi il pesce, la carne magra, le uova, e poi la frutta secca, cioè comunque uno stile di vita sano, magari poi faremo anche il video sugli alimenti che producono il collagene. Il fatto di comprarsi invece le fiale di collagene da bere lo trovo una cosa inutile, perché il collagene, se non mi ricordo male, è una macromolecola e se voi la bevete non la assorbite.
Quindi non so quanto possa essere tanto utile prendere integratori di collagene. Secondo me buttati i soldi. Cioè, questa è la mia opinione. È molto più intelligente mangiare cibi che sviluppano il collagene dall'interno. Quindi mangiate sano e risparmiate cash, evitando di comprare miliardi di integratori inutili. Come integratori, invece, quello che sviluppa invece il collagene veramente è la vitamina C. Compratevi un integratore di vitamina C effervescente, le trovate dappertutto, quello che bevo io viene 3,90 l'essilunga. Lo bevo, prendo una pastiglia un giorno sì, un giorno no, giusto per non diventare fissata con gli integratori, perché secondo me è sbagliato. Non so, non mi piace il fatto di tutti i giorni integratore, no, perché comunque noi dobbiamo anche mangiare cibi e da quelli prendere i nutrienti. L'integratore va bene per un po' di tempo, però ogni integratore c'è sempre scritto, se ci fate caso la scrittina, reca la scrittina che dice: gli integratori non vanno considerati sostituti di una dieta equilibrata e varia. Invece molta gente a volte mangia male e poi si prende un sacco di integratori. Secondo me è sbagliatissimo. Comunque sia, un integratore ogni tanto di vitamina C, ottimo. Non fa, cioè non credo che sia dannoso. Ovviamente se avete delle determinate patologie informatevi dal medico se potete prenderlo o no, ovviamente. Poi, come cosmetici, la cosa importante, oltre alla vitamina C, è la vitamina E, che ovviamente è la vitamina che dà morbidezza e elasticità alla pelle. Devo cercare di tenere le mani giù, se no l'autofocus si muove sempre. Io sto cominciando a testare nuovi prodotti, adesso vi dico quelli che per il momento mi hanno dato ottime soddisfazioni. Considerate che io partivo da una pelle piuttosto segnata, svuotata, disidratata e stanca. Infatti, se guardate i miei vecchi video dell'estate, alcuni spesso avevo un aspetto veramente giù di tono, perché tra capelli e pelle mi ero veramente, come si può dire, stancata tanto, cioè il mio organismo era provato e dimostrava questo anche esteriormente. Adesso, oltre alle creme della marca Antipodes, di cui vi ho già parlato, che continuano a essere ottime e le mie preferite, per farvi capire questa, io conservo anche le scatoline, perché comunque secondo me i cosmetici vanno sempre conservati nella loro scatolina perché si proteggono dalla polvere e dalla luce, specialmente questi che sono comunque costosi. Questa crema, ad esempio, dell'Avocado Pear, l'Avocado Pear che è a base di olio di avocado, è molto cara, cioè viene più di 40 euro. Io l'avevo comprata tempo fa, la sto finendo adesso, comunque dura veramente tanto perché ne basta poca. È una crema da notte, molto molto nutriente. Devo dire che infatti, cioè, potrebbe essere anche una crema da giorno. Su di me è un po' pesante per crema da giorno, poi in estate era molto pesante, se vi ricordate, ve l'avevo già detto. La sto usando adesso come crema da notte, in inverno mi trovo molto bene, la sto finendo e sviluppa il 92% di collagene, ragazzi, quindi ottima, veramente ottima. Il suo unico difetto è il prezzo. Purtroppo è cara. Però Antipodes è una marca che ne vale assolutamente la pena. Devo dire che l'altra Rejoice mi piace ancora di più, costa un pochino di meno. Come altri prodotti dell'Antipodes sono tutti ottimi, tra parentesi anche i rossetti, adesso poi proverò la cipria, vi farò sapere. Un prodotto che vi consiglio tantissimo come anti-age è il Divine Face Oil, questo qui. C'è anche in formato più grande, però io vi consiglio, compratelo piccolo perché gli oli sono sempre molto delicati. Infatti ha una scadenza dopo aperto di 6 mesi, però ne basta talmente poco che la boccettina piccola, questa, vi dura una vita, vi dura una vita. Infatti io ne ho così ancora, l'ho usato già dall'estate, ragazzi. Va bene anche da aggiungere alle maschere, va bene come siero, va bene oltre alla crema se volete veramente una sferzata in più di nutrimento. È un olio, quindi unto, però non è pesante come olio.
Secondo me è fantastico. Ha dentro tutti attivi come la macadamia. L'olio di macadamia è molto anti-age, ragazzi. L'olio di avocado penso che sia tra tutti il più anti-age di ogni olio, perché sviluppa veramente il collagene. Poi abbiamo già la vitamina E, poi abbiamo la rosa, l'olio di rosa moschita, che è anche quello un cicatrizzante e rinnovante della pelle. È fantastico, quindi questo super approvato, sviluppa il 51% di collagene. Questo costa parecchio, però io l'ho comprato in versione piccola, mi sembra che in versione piccola costi 16 euro, credo. Credo 16 euro. Comunque dura tanto, è un prodotto valido. Adesso, gente, parliamo un po' di attivi. Allora, molto spesso ci sono creme che costano comunque tanto e sono creme vuote, cioè se ci andate a vedere l'INCI c'è molto silicone o paraffina, ancora peggio, però l'attivo, cioè il componente che è veramente efficace, è all'ultimo posto quasi. Voi comprate una crema, a volte anche in profumeria o in farmacia, pagate un botto e fa niente. Fa solo un effetto ottico perché il silicone ovviamente rende la pelle liscia e spiana, perché è come se voi mettete lo smalto trasparente sulle unghie, no? Cioè, rende quella patina bella che tu dici: ah, che bella pelle liscia che ho! È un effetto puramente ottico, però non è così. Invece, secondo me, anche per non spendere troppi soldi, perché sapete che io odio spendere soldi, quindi i miei video sono anche video di risparmio, ma anche per ottenere il massimo risultato. Ottenere il massimo risultato spendendo il minimo, mia filosofia di vita. Mi raccomando, seguite questa filosofia. Anche nei prodotti cosmetici io uso la stessa tecnica. Quindi, perché io dovrei comprarmi una crema dove c'è una goccia di acido ianuronico quando posso comprarmi l'acido ianuronico puro? Scusate. E infatti adesso vi faccio vedere questi tre attivi qui che io ho comprato da Ecoverde, penso che li potete trovare anche da altri negozi EcoBio, e ragazzi sono una bomba, sono veramente ottimi e costano poco. Io l'ho comprato addirittura l'anno scorso in estate, prima dell'estate, in primavera, e ne ho ancora e li uso tutti i giorni adesso. Allora, il primo ovviamente è il mitico acido ianuronico. L'acido ianuronico è un ingrediente naturale che anche nella nostra pelle appunto è contenuto ed è quello che dà quella bella sensazione di turgore, pelle soda, giovane. Col tempo il nostro corpo ne produce sempre di meno e la pelle si ammoscia. Questo è fantastico, della Saponaria, ottima marca la Saponaria, ed è un acido ianuronico ottenuto dalla biofermentazione. Quindi credo che sia anche vegetariano vegano, perché a volte ci sono attivi che derivano dagli animali, credo, però su questo non lo so, forse il collagene mi sembra, devo informarmi. Comunque questo è di derivazione di biofermentazione ed è acido ianuronico puro, ragazzi, e guardate com'è denso, si vede già che trattiene l'acqua, non ha nessun profumo. Questo voi lo mettete sopra una rughetta, sopra un leggero affossamento, lo lasciate lì, la pelle se lo succhia, cioè lo assorbe e vi rimpolpa automaticamente. Io lo uso sempre mattina e sera. Adesso ci do dentro, ragazzi, ci do dentro di brutto. Rispetto all'estate già vedo comunque dei miglioramenti, comunque è la costanza che vi premia e costa tipo 6 euro, 6 euro ragazzi. Invece magari ci sono delle creme dove ce n'è una goccia di acido ianuronico, ve le fanno pagare 100 euro, non esiste. Poi altri due attivi della Saponaria che mi sono piaciuti sono il mitico coenzima Q10, che c'è in ogni crema anti-age, è tipo un olio, è giallino, però non tinge di giallo. Questo è super rassodante ed è un grande antiossidante, quindi serve anche a migliorare l'aspetto della pelle. Io ne metto qualche goccina, soprattutto sul collo e qua, che dove avevo notato i primi cedimenti.
Quindi adesso si va giù di cose rassodanti, massaggi, maschere, cioè veramente. Fantastico, questo costa pure meno, cioè mi sembra 3-4 euro, ragazzi, ci rendiamo conto. L'ultimo attivo della saponaria che mi piace e vi consiglio è l'estratto glicerico di uva rossa. Sapete che l'uva rossa ha resveratrolo, che è tra gli antiossidanti più potenti, che serve a combattere i radicali liberi. Praticamente sono le scorie che le cellule producono che ci fanno anche danneggiare, ci invecchiano. L'estratto di uva rossa, questo qui, è fantastico, è miracoloso. Guardate com'è denso. Però si assorbe subito, non ha profumo. Lo potete anche aggiungere comunque alle creme, ai sieri. Potete anche usarlo puro, ovviamente, tranne non ve lo mettete nelle mucose, negli occhi, ovviamente, vabbè, ovvio. Ed è fantastico. Io lo uso anche questo alternato. Di solito lo uso di giorno. Questo è il coenzima Q10 la sera, però potete usare come li volete. Potete anche usarli quando magari fate un massaggio rassodante al viso. Farò anche un video sui massaggi rassodanti, che secondo me sono fantastici, ci rilassano. Dobbiamo anche drenare i liquidi dal viso sempre di più, sempre di più. E intanto ci facciamo questo bel massaggio rilassante anti-age. Potete fare queste cose quando vi guardate Beautiful per 15 minuti. Perché fanno le puntate di Beautiful di 15 minuti, cavolo? Una volta erano di mezz'ora. Vabbè, quando la sera vi guardate Striscia la Notizia, non lo so, quando volete voi, quando avete quel momento che non so, vi state guardando qualcosa, è il momento giusto di abbinare le due robe, cioè voi vi guardate la TV e intanto vi fate un bel massaggino, così prendete due piccioni con una fava. Comunque, questi tre attivi sono fantastici, cioè guardarli mi commuovo quasi. Scusate, c'è un pelo di gatto. E sono veramente ottimi. Li ho comprati da Ecoverde. Guarderò se ci sono altri negozi dove costano meno. La prossima volta voglio prendere anche il collagene, sempre della saponaria. Poi ci sono anche molti altri. Anche l'olio di rosa moschita puro è fenomenale. Cioè, voi dovete investire i soldi in qualcosa che veramente sia potente. Non in qualcosa che ha il nome, ha il boccettino carino e poi non funziona. E ovviamente l'ingrediente fondamentale, ragazzi, è la costanza, la perseveranza, perché altrimenti se voi qualsiasi cosa l'applicate una volta sì, 40 giorni no, non compratela. Mi stava cadendo. Non compratela nemmeno, cioè non serve a niente. Ok, arriviamo alla fine di questo primo video su il restauro pelle, quindi 2021 pelle fantastica, ringiovaniamo, con le creme. Le creme vi ho già parlato appunto di Antipodes, di quelle che mi piacciono, questa qui dell'erborario ve l'avevo già fatta vedere, l'ho ricomprata, quindi vuol dire che mi piace proprio. Questa qua è ottima, crema viso ricompattante, è ideale per il collo. Per il collo sono molto buone queste creme, i colori dell'orto. Quella idratante forse è un po' troppo blanda, andrebbe bene su una pelle molto giovane, magari su una ventenne consiglierei quella. Invece per la mia età va molto meglio questa. Mi piace tutto di queste creme, la confezione, il profumo, il fatto che si assorbono subito, valide, quindi l'erborario complimenti, promosse. E adesso vi parlo delle due creme che ho testato in questo mese di dicembre, cioè il mese passato di dicembre, che sto usando ancora adesso, che mi trovo fantasticamente bene. Mi piace quando trovo delle alternative, che tutti possono trovare nei supermercati. Il prezzo è molto buono, quindi abbordabile, però funzionano. Quindi fantastico. Allora, la prima iniziamo dalla Nivea. La Nivea mi sta dando delle soddisfazioni. Anche il nuovo bagnoschiuma della Nivea biodegradabile è ottimo, ragazzi. Poi biodegradabile, il flaccone è enorme, quindi un solo flaccone per tanto bagnoschiuma. Il profumo va bene per uomini e donne, cioè ideale per tutti e due. Lava bene, idrata, quindi ve lo consiglio anche quello. E questa invece è la linea Naturally Good. Io ho usato i deodoranti, che anche quelli mi sono piaciuti, continuo a usare ancora. E ho preso la crema rassodante Bardana Bio 99% naturale, ragazzi. Riduce le rughe, leviga e idrata. Io ho già provato quelle della Garnier. Sapete che anche la Garnier ha fatto la loro linea per
naturale, ma non mi ero trovata bene. Mi occludevano i pori. Sapete quando poi il poro si gonfia, si infiamma e fa prurito? Non so perché, ho provato quella alla rosa, al tè verde, ma non mi ero trovata bene. Avevo un po' paura con questa della neve perché ho detto, ma magari siamo allo stesso livello. Invece no, invece assolutamente no. L'ho usata anche stamattina ed è ottima. Ottima, c'è lo strato di Bardana Bio che stimola il collagene. Ha dentro argan, jojoba e mandorla, quindi idrata la pelle e la rende bella morbida. Mi piace perché non unge particolarmente, la mia pelle è mista, quindi non è secca, quindi non unge particolarmente. Guardate che carina anche la scatolina, ve la faccio vedere così. Il profumo è molto buono, è fresco. Sa un po' di tè verde, secondo me, però è molto fresco, si assorbe facilmente ed è setosa. Vi devo soltanto dire una cosa, contiene alcol, questo ve lo devo dire, perché molte persone l'alcol proprio non lo sopportano, a me non fa niente, assolutamente, però vi devo dire che questa contiene alcol. Io la promuovo perché su di me è stata ottima, mi piace anche come si dice, come crema pre-base trucco, quindi fantastica. Devo dire che ha un leggero effetto rassodante, non è forse esagerata, però ragazzi l'ho pagata forse 5 o 6 euro, perché poi c'era pure lo sconto, quindi veramente è un prezzo accessibile, però come cremina anti-age non è male. L'ultima crema è questa della Florena, superiore a quella della Nivea, tra le due questa è meglio, costa infatti di più, sui 14 euro. E la Florena è una marca made in Italy che non avevo mai provato. Loro usano principalmente ingredienti fermentati. Sapete che tutto ciò che è fermentato fa molto bene sia al nostro organismo ma anche alla pelle. Questa è una crema idratante, ho preso l'idratante perché ho detto ma proviamo l'idratante, poi prenderò anche quella anti-age. È un idratante 24 ore, quindi dà acqua alla pelle, con camellia fermentata e olio di oliva fermentato. Era un po' così, ho detto ma chissà che crema è, sapete, io sono sempre molto sospettosa. È vegana, completamente vegana. Il vasetto è di plastica, ma è realizzato con plastica riciclata e riciclabile. L'INCI 99,47% naturale, complimenti. E hanno un metodo particolare di fermentazione che potenzia la loro crema e quindi aiuta la pelle. Ci informano che il vasetto che state per incontrare è sostenibile. Guardate com'è carino il vasettino, 50 ml, anche se è piccolino, però è 50 ml. E quindi la plastica usata è veramente poca, infatti è molto morbido il flacconcino, il contenitore, quindi poca plastica. Certo, se fosse stato di vetro, ragazzi, era top, però vabbè, accontentiamoci. È una crema corposa, nonostante sia una crema idratante. Ha un profumo meraviglioso. Sa di fiore di loto, ragazzi. Non so se è la camellia che ha questo odore, però è veramente buona. È molto molto idratante, ma io la trovo anche un po' nutriente, però non è pesante. Quindi io con la pelle mista non è pesante per niente. Mi sono trovata bene, si sente proprio che agisce. Sentite proprio la pelle che un pochino si comincia a tirare, nonostante sia una banale crema, comunque idratante e non rassodante. Quindi la prossima volta devo provare quella rassodante, anti-age, sarà ancora più potente. Mi è piaciuta molto, l'ho trovata all'Esselunga anche questa, quindi super promossa, sapete, Antipodes costa 34 euro, questa ne viene 14, ottima da, come si dice, usare un po' una e un po' l'altra senza spendere troppi soldi. Devo dire che sto notando dei miglioramenti sulla mia pelle, anche se ovviamente ho iniziato da poco, ho iniziato da dicembre a curarla come si deve. Io soffrivo principalmente di pori dilatati a causa di,
make-up sbagliato che ho usato per anni, ragazzi. Per quello che vi dico, attenzione ai prodotti con la paraffina, specialmente la paraffina. Tutte quelle cose comedogene, tutte quelle cose che ostruiscono, perché non fanno bene, specialmente se già avete una pelle tendenzialmente grasso mista. Se ce l'avete secca, secondo me ve la disidratano. Quindi puntate sempre su qualcosa che veramente sia idratante, veramente che sia nutriente, ma che veramente vada a stimolare sotto il collagene, in modo che le cellule nuove che si riformano saranno belle e sane e avrete sempre un aspetto splendido. Ovviamente questo discorso vale per uomini e donne, perché anche gli uomini si possono tranquillamente curare la pelle, anche se l'uomo subisce meno l'invecchiamento perché la pelle maschile è più spessa e gli ormoni la proteggono di più rispetto alla pelle femminile che tende ad essere di natura più sensibile e più fragile, ovviamente. E niente, questo era il primo video quindi dei nuovi prodotti per la cura della pelle e anche dei suggerimenti. Ovviamente devo anche acquistare nuove cose, sospettando i saldi, ovviamente. Vi farò sapere se funzionano. Per adesso mi sono trovata molto bene, sto anche usando meno trucco del solito, non so se ci avete fatto caso, un po' meno trucco. Anche sul make-up ci sarebbe poi da fare un video a parte, perché anche lì bisogna saper usare determinati prodotti, soprattutto alcuni come le ciprie. Molte ciprie sono occlusive. Ieri ne ho buttata via una che faceva veramente schifo, ragazzi, della Stay Matte della Rimmel. L'avevo presa l'anno scorso perché costa pochissimo, ma fa schifissimo. Dentro c'è veramente ogni genere di schifezza. Tre o quattro siliconi pesanti, più la paraffina liquida, sostanze che irritano. Quindi assolutamente bocciata, bocciatissima. Quando l'avevo provata poi mi prudeva dappertutto, cioè veramente allucinante. Devo dire che a volte però mi è capitato anche con delle ciprie completamente naturali, tipo la Puro Bio su di me non va bene, è troppo pesante e fa un effetto polveroso, mascheroso che non mi piace. E oltretutto il colore, io faccio molta fatica a trovare il colore di fondotinta e ciprie. Infatti, come potete vedere, il collo è più bianco sempre. Perché nonostante io metta sempre i colori più chiari che trovo, sono sempre un po' giallini, sempre, sempre, sempre. Devo sempre, dovrei anche mettermi tutto sul collo, mani, solo che vabbè, per fare i video adesso non dovrei farlo, però sono troppo pigra, ragazzi. Comunque cercherò anche di trovare colori sempre più bianchi, perché a volte la gente non lo dice, ma è molto difficile quando avete una carnagione veramente bianca trovare prodotti così bianchi. Fanno sempre quasi tutto su base giallina, poco su base neutra, mo a volte alcuni su base rosata, però chi invece è neutro come me, perché non sono né rosa né giallo, sono piuttosto sul grigio bianco. È molto difficile trovare a volte il giusto make-up. Comunque poi acquisterò delle cose, ho già fatto i carrelli. I miei carrelli partono che all'inizio sono di 500 euro, poi arrivano che sono di 50, perché poi tolgo tutto e compro solo l'indispensabile. Comunque ho già nuove cose da testare, vi farò sapere, anche nuovi fondi, nuovi fondotinta. Tutte queste cose qui che comunque possono servire. Niente, questo video finisce qui, spero di esservi stata utile, ci vediamo al prossimo video.